Salve Andrea, eccoci qui in un nuovissimo episodio. Siamo su The Witcher 3 Wild Hunt. Come sempre, io sono Arax di Cormaris. E nello scorso episodio ci eravamo lasciati con la missione del diavolo. E ora più che mai, visto che siamo qui alla famosa città del contratto del drago, una missione, vediamo di sistemare il tutto. No, 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 no. Ah, ecco, dicevo, non iniziare che non mi fa attivare la missione. Ah, era lui dietro l'angolo. I had no Ah, intention of lui giving è quello you dei so. your coin. Ah. You're lucky. I'm not exactly known for being forgiving. Still, take my advice. Find a new profession. Ehi! Vaffanculo! E in questo dove Kingslayer si sbagliava, ragazzi, perché degno di fiducia. Perché lui aveva scritto nei commenti dello scorso episodio che aveva ucciso il ragazzone lì. Perché insomma aveva provato a fregarlo. Però in realtà, come vedete, avere un po' di fiducia alle volte ripaga e anche tanto. Ora direi che ci andiamo a fare questo bel contrattino. Tra l'altro, sempre in questa città, che è il luogo dove dobbiamo. È il luogo, la missione si chiama Il Ricercato numero 1. Che se ricordo bene l'avamo presa lungo la strada, ma ora andiamoci a dare una rinfrescata per sicurezza. Durante il periodo trascorso al villaggio di Freiresdal, Geralt scoprì che c'è un contratto relativo a un mostro che aveva attaccato un mercante e il suo carro. Il mercante era un tipo insistente, così alla fine Witcher decise di indagare e uccidere il mostro. Ok. Non ricordo di aver parlato con questo mercante, ma probabilmente abbiamo ottenuto il contratto passando da questa zona e quindi trovando tracce e robe simili, credo, suppongo. Forse ci abbiamo parlato per sbaglio, non ricordo esattamente. Quindi, ad ogni modo, noi dirigiamoci in zona, ma qui credo che più è una roba che ci sono passato per caso. Ok, Must indaghiamo. be the comrade of the fellow from Faro. Odd. Looks like he died of old age, not because a necker ripped him apart. Come morto di vecchiaia, così. Quindi, forse credo sia una specie di battuta quella che ha fatto. Gashes like claw marks in its flanks, but it's also got lockjaw and a warped spine, like it might have died of tetanus. Come morto di tetano. Tetano non ti viene così, cioè questi sono rimasti agonizzanti per quante ore, la domanda. Ma questa creatura è particolarmente senziente. La Madonna. Beh, That was close. almeno ora Something tells sappiamo me dove that was no andare. accident. Better investigate. E poi bello, d'ora in poi quindi ci sarà un cazzo di masso in mezzo alla strada. Ah, e non posso. Ma perché me lo dai rosso se non esce un'esamina? Porco Giuda, che fastidio. Che fastidio quando fai questa roba. Se esce rosso è perché devo indagare. Fine. Furrow looks fresh. Boulder must have rolled through here. Ok. Vabbè, sì, da questa zona, chiaramente. Quindi devo salire di là. Ma a questo punto, cioè, è una creatura particolarmente ed estremamente senziente, è Boulder started un uomo. here. Think I see some tracks. No, è una bestia. A necker. Must have waded through mud before arriving here. Quanto cazzo sono intelligenti sti cazzo di Necker, porco Giuda, quello che si era adattato ai veleni, quel gruppo. Questo che fa rotolare i massi giù dalla montagna. Che cazzo di roba è? Oh, andiamo, lupi, seriamente. No, 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 dai che scendono qui e non me ne frega un cazzo di loro. Invece no. Almeno abbiamo ucciso quello full vita. Nonostante pensavo di avere igni, però va bene anche Arad in questo caso, anzi sembra particolarmente più efficace. Ah, dai che pensavo di riuscirci. La nostra parte l'abbiamo fatta, e invece no. Aia, figlio di troia. Torna nella polvere. Ok, nel mentre prendiamo una bella spadina d'argento, raccogliamo queste cose per quanto ormai credo non ci servano più. Tra l'altro dobbiamo fare un bel recap delle pozioni, delle cose che ci mancano, insomma, da potenziare, da fare, ma anche semplicemente gli unguenti. Ma quanto What's cazzo è going on here? sveglio?
Cioè, che cazzo è? Un hacker scalpellino, un hacker massone specializzato nello spostamento, un hacker architetto, ingegnere, porco Giuda. Questa mi dà di zona di mosca. Cioè, ci ha fatto entrare... Mi stai dicendo che è stato così scaltro da farci entrare nel nascondiglio di un'intriga. Un nido di intrighe. Aia, pappanculo. Voi non siete pericolosi per il vostro danno, siete pericolosi per il vostro veleno. E qui un bel unguento, unguento anti-insettoidi, non mi dispiacerebbe. Iculo qua. Aia. Ok. Questi figli di troia attaccano da due lati. Io odio questi che hanno il veleno, preferisco i guerrieri, gli operai. Tutti, pure quelli corazzati, ma non questi. Ecco, questi qui sono belli da uccidere. Aia. Aia. Ok. Ci mancava il terzo. Chiaramente. Yeah. Affanculo che non abbiamo più l'unguento. Ma mi chiedo, conigni. A quanto pare lo soffre particolarmente il fuoco. Questo è uno di quelli che esplode. Non oggi. Non oggi. Voglio vedere se lui fa il veleno. Aia, 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 aia. Fanculo. Tu e questa bava di merda. Comunque sì, è stato molto più sveglio di quello che credevo. Forse troveremo il primo necker che sa parlare, non ho idea, perché cioè, porca puttana, veramente è geniale quello che è riuscito a fare. Ci ha letteralmente depistato, non credo sia mai successo nella storia di The Witcher, perlomeno che io conosca o che io ricordi, che un mostro non senziente, comunque non particolarmente senziente, sia riuscito a depistarci. Oppure è stato semplicemente così intelligente da costruire il nido vicino a un nido di Arcasas, come cazzo si chiamano loro, per di endrighe, per riuscire a sopravvivere al meglio, no? A necker's foot, hollowed out inside like a boot. Someone lost. No, quindi è un umano. The plot thickens. Mi stai dicendo seriamente che un umano ha creato una roba simile? Cioè così geniale da necker paw and a human foot, small like a child's, clearly running. No, bimbi assassini, no, non mettetemi di fronte a questa scelta morale, signori, ve ne prego. Qui non c'è niente, qui invece si sale. Ok. Qui non c'è nada, ma dove cazzo siamo finiti, tra l'altro, mi scusi. Probuomo. Cosa mi farai cadere addosso questa... Oddio! Se sei un bambino che fa questa roba mi crei veramente tanta inquietudine, ma magari sarà un nano. O un ognomo. Non ne ho idea. Però un piede di un nano è bello tozzo, è difficile. Un bambino. Molto problematico. Looks like the work of a child. Or someone who's damned clumsy with a quill. Ma poi la domanda è... Two sticks protruding above the shoulder. Think that might be me. Sì, chiaramente sei tu, Geralt. Dai, si vede pure al medaglione. And here's where that boulder almost crushed me. Necker tracks near the boulder. Now I know where they came from. Just wonder who actually left them. Mi chiudo con... These balls on sticks are Endrigas. Guess they were supposed to finish me off. All in all, a
pretty elaborate plan. Troppo elaborato per un bambino, cioè un bambino malato. And this must be the meeting place. Looks like this whole ambush was a group effort. High time I met the pranksters. Sì, ma comunque io ripeto, sono a necker, folli. Torn apart by something huge, then someone cut its legs off. Ah, quindi non l'hanno ucciso loro il necker, hanno semplicemente recuperato il cadavere. Ma perché ci vuole così tanto morto, è la domanda. Addio la testolina. Ora dovrei riuscire. Vai al punto d'incontro dei cospiratori di notte. Però mi sembra veramente strano. Cioè, un bambino che ci vuole mostro. È un bambino che ci vuole mostro, sì. Morto, dicevo. Mi dà di strano, comunque. Non è una cosa proprio da tutti i giorni. Che altro... È molto confusionaria ora come ora la situazione, perché ha fatto traballare un po' tutte le mie teorie. Perché effettivamente ho detto all'inizio, sembra opera di un uomo. Però vedendo il contratto abbiamo fatto un bel po' di episodi fa di quel necker che si era adattato alla situazione delle spore, era riuscito a fare imboscate alle persone. Potevo sospettare magari c'era un'altra mezza storia su un necker particolarmente intelligenti. Però ora immaginare che... un bambino, perché tutto porta a un bambino, ma non voglio credere che sia un bambino, anche perché è un bambino, perché dovrebbe, cioè uno non riuscirebbe a creare un piano così elaborato, due perché dovrebbe volermi così morto. Poi credo comunque che Geralt riuscirebbe a capire la differenza tra le impronte di un uomo, di un nano e di un elfling, o almeno me lo auguro, perché a questo punto mi verrebbe da dire che è un elfling, però come ho detto appunto credo che dovrebbe riuscire a capire chi o cosa è, cioè a differenziare le impronte almeno. Ok, particolare luogo d'incontro. Facciamo una bella meditazione a mezzanotte, così almeno siamo sicuri che il tutto vada per il meglio. E non so se dovrei stare fuori nei paraggi o aspettare qui. Beh, siamo di notte. Ah! Ma guarda un po'. Must be the place. You can come out. I've seen your plan. Besides, I can hear you. One of you's wheezing like a broken bellows. Another's panting frantically like a deer caught in a trap. And the third should really take something for that throat. I'd try thyme extract. Seriamente? Che cazzo di combricola siete? Un golem, uno di quegli spiritelli e un umano. Per questo le impronte di un bambino non riusciva a distinguerle. That's a situation I can fix quickly. Glitchy thingy no gum gum. The pounding glitchy thingy swoop man. That's right. We've caught you. You're at our mercy now, and we're none too merciful. Scommettiamo. Fact is, I could just turn around and. Hold it, hold. Glitchy thingy, gum gum, shocking. Well, swoop mate. I wonder why he's not already in the. È pure un lupo mannaro. You were to kill him. Ma che cazzo siete? We never said nothing about killing. Not a thing. We were just supposed to scare him. So glitchy thingy as scary thingies. Make him no touch us. I believe you misunderstood. He's a murderer. Like the rest of them. Like the one who killed my. Oh, brother. C'è il dramma qui. Awful sorry about your wench. We all are. A Doppler. But this Witcher didn't kill her. Eccolo. And we can't very well punish him for another's crime. Però non mi ha messo i sottotitoli. He has much to answer for too. I heard he killed a Corrid in Tucson. Ma io non ci sono stato ancora a Tucson. So what? What about Verena? The Bruxa with the fondness for blue roses from Nazaire. He showed her no mercy. Non mi ricordavo della Bruxa.
Che ognuno se ne vada per la sua strada prima che finisce male ha aiutato molti mostri nella mia vita. Verena killed many an innocent. I had to do something. Allora sì, esisteva. Monsters a plenty. Yes? Ho lasciato andare Salma. Salma, a succubus in Novigrad. Let her go free, even though I knew she'd killed some guardsmen. You mean, even when you know a monster's killed someone, you don't hurt them? If it had good reason, yeah, sometimes. Don't make me laugh. That's not nearly enough. E poi è fighissima questa cosa che praticamente abbiamo la lista di tutte le persone. Ho liberato un mutaforma, questo ci aiuta. Not so long ago I spared the life of a Doppler in Novigrad. He was stealing food for the Scoia'tael. Letting him go cost me a hefty bounty. Oh. I'm grateful. Not many of us left. You see? He's not that bad. We should let him go. Lui chiaramente è di indole quasi buona. No. So he can track us down and butcher us. I won't hurt you. I don't kill sentient creatures. You lie. Every witcher is a murderer. Ah. I kill monsters, true. It's my job. But only when they threaten humans. You hate us! Hate us all! Lo stai dicendo Witcher che ho odiato. Because they don't know you. Don't know which of you are dangerous and which want to live in peace. Only witchers stand between you and humans. We know both worlds. Protect both. We kill dangerous monsters so the thinking ones can live in peace. So you say now, as you stand there, scared. You know we have the upper hand. You don't. Could have killed you all long ago if I'd wanted to. I believe him. We should let him be. I'm all for it. To my thinking, he's telling the truth. Let witchy thingy go. Fools! Gullible as newborns! A just witcher, a kind witcher, a lying witcher, he feigns it all humans lie. Let it rest, this is not the way, you shan't bring Adalia back. Stay here, I'll finish this alone. Scommettiamo che comunque ti ammazzo. Comunque è stranissima come roba pensare che hanno creato questa cricca di mostri in cooperativa tra di loro, che comunque il loro scopo non era uccidermi e ingannarmi, per questo ho detto quello sembra morto di vecchiaia, perché magari non era effettivamente morto, era semplicemente una trappola in cui ci hanno attirato ed erano dei mutaforma tutto sommato, cioè era il mutaforma. Credo che rientri i licantropi negli ibridi, vero? No. Nei creature maledette. Sì. E quindi antimaledetto. Va bene. Antispettri. Bestie, insettoidi, vampiri. Vuoi dire che è l'unico in fondo? Ah no. Pensavo che era questo. Dicevo, vuoi dire che mi devo girare tutti e alla fine sarà l'ultimo. A parte questo, per quanto riguarda le pozioni, ci serve qualcosa, durata estesa, quando sei in pericolo il tempo rallenta per un breve periodo durante durata maggiore, no, questo lo metti al posto di questo, intensità segno gnè. No, questo non ci serve nemmeno. I droni erano attacchi in Witcher. Ma chi se le incula questa pozione di merda? Accelera rigenerazione del vigore. Non abbiamo qualche decotto particolare? Più interessante, magari. Ma no, facciamoci bastare questo. Gatto no, mettiamoci questa. Ma non migliora la visione mentre nuoti. Ma che cazzo sono praticamente l'intensità del segno, dai. Ah!
Ah, ma sei imbarazzantemente semplice da uccidere. Aia. Seriamente, ragazzo, sei imbarazzante da uccidere. Tanto. You were right. Monsters are like men. Some are good, some are bad, and still others simply lost. That's a right shame. I was different once. Should never have let him talk us into this. Here, a little something from us. So you'll remember not all monsters are dangerous. Thanks. Beh, è geniale come roba. Quasi quasi dico di venire a Kermoren. Sai che risate. Sarebbero utili. Sarebbero oggettivamente utili. Stivali di pelle di Necker. Questa è bellissima, no? Ma io lo devo vedere. Aspetta, vediamo che altro ci dà. Il ricercato numero uno di Skellig. Comunque come missione del Piedorazzi è fantastica. Letteralmente fantastica. E poi qui non c'è niente. Pensavo che magari avevano costruito una mezza base dove radunarsi o robe simili. Poi gli stivali di Necker voglio vederli. Eccoli qua. Ah, meno 5. Però per un Witcher indossare dei piedi di Necker è qualcosa. Scusa, mi togli un attimo sta cazzo di armatura che copre tutto e fa anche dignitosamente cagare, essere onesti. Aspettiamo un attimo, diciamo alle 7, così vediamo il sol. Ok. Non si vede un granché, però posso dire che per un Witcher indossare dei stivali di pelle di Necker è fantastico. Cioè, abbiamo i trofei su Rutilia e sarebbe più tra l'altro figo se facessero un Witcher con la possibilità di creare armature in questa maniera, no? Tipo armatura di pelle di troll, di pelle di licantropo. Sarebbe veramente molto interessante perché darebbe uno scopo molto grande ai trofei e non diventerebbe semplicemente qualcosa da appendere al cavallo per qualche bonus stupido, ma sarebbe veramente interessantissima, secondo me, come idea ora che ci penso. Cioè, immaginate veramente quanta roba si potrebbe fare in questo modo. Cioè, armatura di pelle di lupo, pelle di troll, pelle di necker, in questo caso sarebbe fighissimo. Poi tra l'altro li puoi matchare magari anche tra di loro, no? Sarebbe magnifico, ripeto, per me sarebbe magnifico. In seguito, rispondendo ai commenti dello scorso episodio, perché sì, questo lo sto registrando di seguito, però è passato un po' di tempo, prima di tutto volevo segnalarmi che nell'episodio 103, quindi non nello scorso, ma in quello ancora prima, mi segnala che ci sono due commenti, solo che di questi due commenti uno solo è visibile, ve lo segnalo. Quindi se avete commentato e non vi ho risposto, semplicemente non riesco a vedere il vostro commento, sempre per la solita questione. Dai ragazzi, se siete arrivati fino a qua è inutile che ve la ripeto, già ve l'ho detta molte volte. Invece, rispondendo a Walking Slayer, che è l'unico commento dello scorso episodio, posso dire che effettivamente ti ringrazio come sempre per i complimenti della vittoria contro il demonio. Sì, il demonio. Era un demonio? Sì, era un demonio. E dicevo, a parte questo, per quanto riguarda il troll, mi spiace che ci ho messo un po' di tempo a steccarlo, però come vedi era semplicemente una questione di passo indietro, colpo, passo indietro, colpo. Poi il fatto che fai le capriole per me l'ha reso molto più semplice di alcuni scontri di pugilato, dove lì veramente ci voleva molta pazienza. Poi magari sicuramente ci saranno tecniche migliori, però insomma, per quanto mi riguarda, la mia, come se avessi inventato chissà cosa di nuovo, per me funzionava tranquillamente. In seguito, per quanto riguarda la missione del fantasma dell'arena, un po' mi dispiace anche a me, perché effettivamente, povero stronzo, lui voleva semplicemente vincere qualche scontro all'arena ed essere magari riconosciuto come mezzo vincitore, perché in questa cultura un po' barbarica credo che se perdi tutti gli scontri non sei proprio il migliore della piazza. E del resto questo l'abbiamo anche un po' intravisto, che è rimasto nonostante i secoli passati. Se pensate al primo scontro di lotta che abbiamo fatto sotto il castello di Ancreit, lì vicino alla locanda, dove lui ci aveva chiesto di perdere per farsi vedere dalla ragazza. Quindi anche lì lascia molto a desiderare sulla alcuni tratti della cultura di Skellig. Per quanto riguarda invece la questione del fare le robe
durante il tempo libero. Sì, ragazzo, non ti preoccupare, posso dire con assoluta tranquillità che io ora le Skellig, come Novigrad e Velen, le ho praticamente tutte esplorate. Come vedi, i puntini bianchi sono solo entrate delle caverne, barche e il resto. L'ho tutto fatto, tranne questo qui, ma perché qui abbiamo da completare una missione. Quando andrò a fare la missione ci andiamo direttamente. Mancano questi due, che sono irraggiungibili e credo bisogna accedere tramite l'antica cripta, che a questo punto, se nessuna missione ci ha portato, credo che ci dovremo andare per conto nostro, semplicemente a esplorare. Anche perché ci sarebbe anche un'altra zona da esplorare, che mi fate ricordare, che è una zona che ho visto mentre passavo, che è la costa di Paligap. Questa caverna qui, dove non ci sono entrato perché non era una comune caverna, era proprio la caverna, era una caverna. Pensavo che mi mandava qualche missione, però come sempre, negativo. E innegabilmente, ora come ora, signori, sono costretto a rammentarvi che tempi tiranno e ci becchiamo nel prossimo episodio. (Susurra)